femminicidio di Solero. È Giovanni Salamone, l'uomo che ha cercato di togliersi la vita in carcere ad Alessandria dopo aver ucciso la moglie Patrizia Russo. È stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria. Strade della provincia di Alessandria, veri e propri colabrodo. I consigli per chiedere risarcimenti a chi si trova a bucare appunto per strada. Un viaggio senza precedenti, un volo non stop attorno al mondo alimentato solo ad idrogeno verde. È il progetto Climate Impulse che vuole rivoluzionare il trasporto aereo e non solo, trasmettendo un forte messaggio di speranza per il futuro. Teatro Ariston ad Acquiterme, sold out per la 57esima edizione del premio Acquistoria. Protagonisti agli rappresentanti della storia, dello sport e della televisione. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca. Giovanni Salamone, l'uomo che giovedì scorso nella sua casa di Solero ha ucciso la moglie Patrizia Russo, ha tentato di togliersi la vita mentre si trovava da solo nella sua cella nel carcere di Alessandria. È stato salvato in extremis dagli agenti di polizia penitenziaria. Il funerale della moglie Patrizia Russo si svolgerà ad Agrigento e il comune della città siciliana si occuperà del trasporto della salma. Ma sentiamo Cristiana Zanetto. Ha tentato di suicidarsi in carcere Giovanni Salamone, l'autore dell'omicidio di sua moglie, Patrizia Russo, uccisa giovedì nella loro casa di Solero dove vivevano da un anno. Nella mattinata di ieri un comunicato dell'OSAP, uno dei sindacati di polizia penitenziaria, giungeva nelle redazioni dei giornali per illustrare come ancora una volta ci fosse stato un tentativo di suicidio in carcere, come fortunatamente fosse stato sventato dagli agenti di polizia penitenziaria. Giovanni Salamone si trova nel carcere di Alessandria, Cantiello e Gaeta. Uno dei due occupanti della cella si era assentato per andare in doccia quando Salamone ha preso delle lenzuola e ha tentato di impiccarsi. Subito soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria, l'uomo è stato portato in infermeria dove gli sono stati prestati i primi soccorsi. Oggi in carcere Giovanni Salamone avrebbe dovuto incontrare i suoi avvocati di fiducia, Elisabetta Angeleri e Gianfranco Foglino, che ieri non erano stati ancora avvertiti di quanto accaduto. Giovanni Salamone giovedì mattina aveva chiamato i carabinieri di Solero confessando di aver ucciso la moglie Patrizia Russo. Con lei viveva in questa casa presa in affitto un anno fa a Solero perché la moglie aveva vinto una cattedra a tempo indeterminato come insegnante di sostegno. Erano originari di Agrigento ed in Sicilia lui aveva un'azienda individuale che però sembra avesse negli ultimi tempi alcuni problemi di liquidità. Sarebbero state alcune cartelle esattoriali ad essergli state inviate e dalle quali temeva di non poter far fronte ad aver averlo mandato in depressione, tanto che la moglie, negli ultimi tempi confessandosi con un'amica, aveva detto di temere che Giovanni potesse fare una sciocchezza. Nella notte tra mercoledì e giovedì, Giovanni Salamone è sceso al primo piano, ha preso un coltello, è salito in camera da letto ed ha ucciso con 6 coltellate Patrizia, che stava dormendo. Si è cambiato, è sceso ed ha chiamato i carabinieri confessando. Ancora cronaca, finanzieri della compagnia di Novi Ligure hanno arrestato un cittadino novese mentre un altro è stato denunciato a piede libero. Durante un posto di controllo le fiamme gialle hanno fermato e sottoposto ad accertamenti una vettura con 2 persone a bordo. Le attività di ricerca consentivano di rinvenire occultati nella portiera dell'auto circa 50 grammi di hashish. I militari hanno deciso di approfondire il controllo effettuando perquisizioni personali e locali e a casa di uno dei due hanno trovato 4 banconote da 20 euro risultate false e denaro contante per 350 euro, mentre nell'abitazione del secondo venivano sequestrati ulteriori 250 grammi di hashish e 5,5 di cocaina, oltre a 2 bilancini di precisione. Quest'ultimo veniva arrestato, processato per direttissima, condannato dal Tribunale di Alessandria per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il primo invece è stato segnalato alla Procura di Alessandria per violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e per essere stato in possesso di banconote false.
Voltiamo pagina, le piogge che sono cadute in questi giorni hanno aperto delle voragini lungo molte strade della provincia di Alessandria, dove non si contano più gli automobilisti che si sono ritrovate con le gomme completamente tagliate. Nel servizio di Catti Porceddu la situazione e i consigli per chiedere un risarcimento qualora si incappi nel problema. Forse nemmeno i ferraristi Leclerc e Sainz, appena reduci dalla doppietta al Gran Premio di Formula 1 di Austin in America, riuscirebbero a percorrere alcune strade della provincia di Alessandria arrivando a destinazione con le gomme indenni. È infatti diventato un terno al lotto per gli automobilisti percorrere diverse direttrici, se non con continui pericolosi slalom per evitare le buche, a volte addirittura voragini che si sono aperte nell'asfalto dopo le copiose piogge degli ultimi giorni. Sulla provinciale che da Casalcermelli porta ad Alessandria e viceversa, non si contano neppure quasi più le auto ferme ai bordi della carreggiata con le gomme in pezzi, e non è da meno la ex statale 10 che da Alessandria porta a Novi Ligure e anche qui viceversa, dove in alcuni tratti ci si deve necessariamente spostare completamente al centro della carreggiata per non rimanere in panne. Per non parlare della Ovada Novi Ligure, anche questa ridotta a buche che si susseguono senza sosta. Sono solo tre delle provinciali Colabrodo, dove non è raro che chi deve percorrerle opti per l'autostrada che perlomeno garantisce di arrivare indenni a destinazione, sebbene dietro pagamento di un pedaggio che nessuno rimborsa. La provincia di Alessandria attualmente ha a suo carico quasi 2.000 km di strade, più o meno 250 a fronte di 14 retrocesse con DPCM del 21 novembre di 3 anni fa all'ANAS. Evidentemente un problema di difficile soluzione a riuscire con i fondi a disposizione mettere a posto il manto stradale, soprattutto in questo periodo di piogge, che praticamente dappertutto è ammalorato, pieno di buche con transenne che obbligano a serpentine a lunga tempi di percorrenza, ma è anche vero che chi si mette in auto non può affidarsi alla sorte per non tagliare le gomme, danneggiare i cerchioni o ancor peggio causare importanti danni alla meccanica. In molti casi gli addetti provinciali installano cartelli che avvisano della strada dissestata, ma il più delle volte questi cadono per terra, per cui alla fine, oltre alle voragini, bisogna stare anche attenti a non far sui cartelli. Il tutto per la gioia dei meccanici e dei gommisti subissati di lavoro e per il dolore degli automobilisti che non di rado devono affrontare spese che si aggirano sul migliaio di euro per riportare la propria auto su strada. Con un'unica avvertenza, la giurisprudenza detta specifiche regole per il risarcimento che viene racchiuso in questa dicitura: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In parole povere, la normativa imputa la responsabilità oggettiva al custode della cosa, in questo caso l'ente provincia, ma l'automobilista che ha bucato spetta l'onere della prova. E qui si apre un altro film. Al di là di tutta una sequela di azioni che spettano a chi guida, non è detto che il risarcimento arrivi a buon fine, perché bisogna tenere conto di tutta una serie di circostanze che vanno dalla velocità, dalla visibilità della buca e dalla sua grandezza, dai cartelli di strada dissestata e così via. Insomma, di alternative alla fine ce ne sono poche: fare attenzione, andare piano e pregare di arrivare sani e salvi a destinazione, se non ci si vuole tuffare nella snervante burocrazia italiana o mettere, come al solito, mano al portafoglio. Un altro incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Torinese. La persona che è rimasta vittima era un operaio di 62 anni. È morto questa mattina precipitando dal tetto su cui stava lavorando a San Sicario, appunto come dicevamo, nel Torinese. Da quanto si apprende, l'ANSA è stata battuta poco fa, stava effettuando dei lavori per una ditta di telecomunicazioni in questo borgo cittadino dell'Alta Val di Susa ed è precipitato per cause ancora da accertare. Cambiamo argomento, un viaggio senza precedenti, un volo non stop attorno al mondo alimentato solo ad idrogeno verde. È il progetto Climate Impulse che vuole rivoluzionare il trasporto aereo e non solo, trasmettendo un forte messaggio di speranza per il futuro. La presentazione del percorso su cui ci si lavora da 3 anni è avvenuta ad Alessandria. Sentiamo. Suo nonno Auguste fu il primo a librarsi nella stratosfera nel 1931. Bertrand Piccard non poteva che seguire le orme di famiglia. Lui, psichiatra svizzero, aviatore e fondatore di Solar Impulse Foundation, punta oggi niente meno che sul primo volo intorno al mondo con aereo spinto solo dall'idrogeno verde, cioè a zero emissioni. Un volo non stop. L'esposizione al pubblico al centro congressi di Alessandria
Alessandria, grazie a Siesco, ex Solvay, che ha organizzato l'appuntamento in quanto partner del progetto, così come del precedente Solar Impulse. Climate Impulse. È un modo per mostrare quello che si può raggiungere con le energie pulite e con l'idrogeno e quindi è anche un esempio, è un modo per ridare speranza, per riattivare l'azione climatica e anche per mostrare che cosa possono fare gli ambientalisti e gli industriali insieme proprio per raggiungere un mondo migliore. Bertrand Piccard ha già girato attorno al mondo senza scalo di pallone aerostatico e ne ha fatto un altro, Solar Impulse, in 16 tappe, con un aereo esclusivamente a energia solare. L'azienda Siesco, col suo stabilimento a Spinetta Marengo, diretto da Stefano Colosio, è leader in settori chiave per la riuscita di Climate Impulse e proprio un secolo fa fu l'unica a dare fiducia al nonno di Bertrand che voleva portare l'uomo oltre l'atmosfera in una capsula pressurizzata che, ha raccontato alla platea, lui realizzò partendo da un barile di birra. Attento il pubblico presente, composto in gran parte da studenti di aeronautica dell'Istituto Volta di Alessandria. Si lavora alla realizzazione del velivolo da 3 anni. Termine lavori entro il 2025. Nel 2026 i primi voli e nel 2028 il via al giro del mondo che vedrà Bertrand Piccard e Raphael Dinelli, ingegnere, ex velista d'altura e da tempo anche pilota aereo, imbarcarsi in un viaggio senza precedenti per un'impresa storica al servizio del progresso e dell'azione per il clima. I due voleranno per 40.000 km per un'impresa che dovrà compiersi in 9 giorni ad una velocità massima di 180 km orari. Non importa se non sarà un volo a velocità supersonica, l'importante è che apra la strada alle energie rinnovabili, misure alternative ed efficaci per consumare meno combustibili fossili ed evitare emissioni di anidride carbonica. Un teatro Ariston sold out ha accolto con scroscianti applausi i protagonisti della storia, dello sport e delle televisioni che hanno ricevuto i riconoscimenti speciali del premio Acquistoria. L'evento, giunto alla 57esima edizione, si è arricchito quest'anno di numerosi appuntamenti collaterali. Sentiamo il resoconto di Fabrizio Mattana. Un'intera settimana di appuntamenti variegati ha preceduto la cerimonia conclusiva della 57esima edizione del premio Acquistoria che si è svolta presso il Teatro Ariston di Api Terme. Abbiamo avuto qui con noi il giorno 11 e il giorno 12 scorso il coro femminile di Cefalonia per onorare l'eccidio di Cefalonia, che è sicuramente la divisione Acqui che porta il nome della nostra città è onorata proprio da questo premio, perché questo premio è nato nel 1968 proprio per onorare la memoria di quei caduti e oggi siamo ancora qui a parlare di quell'eccidio. Nessuno deve cancellare la cultura dei popoli, è solo attraverso la storia che si può crescere. Le armi tacciono. Con questa frase il conduttore Roberto Giacobbo ha dato il via alla cerimonia di premiazione. Ai vincitori dei premi letterari Maria Teresa Giusti per la sezione storico-scientifica, Frediano Sessi per la storico-divulgativa, Ilaria Rossetti per il romanzo storico, Adam Gidwitz per la nuova sezione ragazzi, oltre agli studenti vincitori del concorso scolastico nazionale History Lab, un pubblico entusiasta ha poi accolto i vincitori dei premi speciali. Premiato come testimone del tempo Fabio Capello, uno dei personaggi più vincenti del nostro calcio. Ma sono molto felice perché è un premio che fa sì che mi ricordi di tutta la mia vita. Un premio per uno che ha girato il mondo, ha girato l'Italia come giocatore, come tecnico, quindi Milano, Torino e Roma. E poi Spagna, Inghilterra, Russia e Cina. Quindi credo di aver avuto delle esperienze uniche che mi hanno arricchito e che hanno arricchito coloro che sono stati vicini a me. Sul palco Capello ha ricordato il padre internato ad Auschwitz. Per la storia in TV riconoscimenti per l'archeologo ed egittologo egiziano Zavi Awas e per il giornalista e scrittore Aldo Cazzulo, una delle firme più note del quotidiano La Stampa. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio con una giornata particolare, ogni mercoledì sulla 7 raccontiamo una giornata nella storia d'Italia ed Europa, abbiamo un pubblico molto più vasto di quello che immaginassi e cerco di adottare la stessa tecnica che uso nei libri, nessuna storia senza un'idea
e nessuna idea senza una storia. Se facessimo solo concetti astratti annoieremmo, se raccontassimo solo episodi, dettagli, curiosità, aneddoti, personaggi faremmo la fine dei Pettegolef. Dietro ogni racconto c'è sempre un'idea e l'idea fondamentale che c'è dietro il mio lavoro è che noi italiani siamo più legati all'Italia di quello che pensiamo di essere. Premio speciale alla carriera Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Riconoscimento della carriera, che vuol dire di un'intera vita. In questo periodo si parla tanto della separazione delle carriere. Io penso che sia un passaggio necessario quello della separazione delle carriere e quindi ritengo che debba essere condannato in fondo il progetto. Infine un particolare riconoscimento è andato alla rivista Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, che ha dedicato un numero speciale al 1943, quando l'arma e tanti patrioti combatterono per un'Italia nuova. La tennista alessandrina Emanuela Falletti, la testimonial di rilievo di Prevenzione Serena, campagna di screening regionale rivolta a donne e uomini, che ha come slogan "Abbraccia la prevenzione, salva la vita". Io sono felice di essere la testimonial perché mi ha salvato la vita. 2 anni fa io ho avuto un intervento importante e sono felice di essere qui e di poterlo raccontare. E credo che lo screening di prevenzione sia fondamentale per bambini e adulti. È Emanuela Falletti, campionessa di tennis over 45 che vanta numerosi titoli a livello italiano e mondiale, la testimonial di rilievo della campagna di Prevenzione Serena, programma di screening regionale rivolta a donne e uomini invitati ad abbracciare appunto la prevenzione per giocare d'anticipo sul tumore, con particolare focus su quello al seno, al collo dell'utero e al colon. La partnership fra la tennista alessandrina e l'ASL è nata proprio dal provare sulla propria pelle tutti i passaggi di un percorso che, come narra questa grande e sensibile campionessa, è raccolto in un libro autobiografico intitolato Manu, come ama farsi chiamare. È stata questa donna che ha raccolto l'invito di Prevenzione Serena ed ha poi combattuto quel nemico silenzioso che stava facendosi strada nel suo corpo, vincendo la partita più importante. Ed è stata lei a voler restituire agli altri la sua esperienza. In occasione dell'Ottobre Rosa, mese della prevenzione, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l'ASL ha quindi presentato questa preziosa testimonianza, volta a creare nella popolazione una rinnovata attenzione sui programmi gratuiti di prevenzione serena. È molto importante che la popolazione faccia questa scelta di vita, cioè di abbracciare la prevenzione, sia la prevenzione intesa come corretti stili di vita, cioè alimentazione sana, fare attività motoria, sia anche fare partecipare agli screening, fare cioè prevenzione per cogliere in fase precoce l'eventuale insorgenza di patologie oncologiche. Infatti ecco perché anche salva la tua vita, proprio perché grazie alla diagnosi precoce di queste patologie oncologiche viene diminuita la mortalità della popolazione per queste patologie diagnosticate in una fase precoce. Lo sport calcio si è concluso a reti inviolate, l'atteso derby fra Città di Casale e Forza Coraggio Alessandria che le tifoserie sugli spalti del Natal Palli hanno contribuito ad animare. Il risultato soddisfa entrambe le società che nutrono l'ambizione di tornare presto fra i professionisti. Il servizio curato da Fabrizio Mattana, poi le previsioni del tempo, l'appuntamento subito dopo alle 13 col TG Sport, ovviamente tutte le notizie legate al calcio giocato a livello nazionale. L'informazione torna più tardi alle 19:30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
La partita non ha riservato particolari emozioni, ma lo spettacolo delle tifoserie casalesi e alessandrine ha vinto e dominato un pomeriggio sportivo che sapeva da altri tempi. Città di Casale e Forza e Coraggio hanno disputato un match combattuto, ma con poche occasioni da gol, recriminando entrambe su rigori non concessi. Uno 0-0 giusto. Per mister Greco non essere riuscito a finalizzare già nel primo tempo ha complicato la partita, nella quale i grigi hanno dato il tutto per tutto, calando poi fisicamente nell'ultimo quarto d'ora. Greco ha sottolineato che i suoi ragazzi, tutti giovani, in un campionato dilettantistico hanno affrontato un impegno da professionisti. Sono tutte persone, ha aggiunto il mister, che come tante si alzano presto al mattino, vanno al lavoro e alla sera vengono ad allenarsi. Nonostante tutto hanno affrontato il match con tranquillità e serenità, ma è naturale che il clima al Natal Palli abbia certamente influito sull'esito della partita. Il mister della città di Casale, Berlingeri, ha voluto sottolineare l'importanza del fatto che due realtà importantissime del calcio, come il Casale e l'Alessandria, siano ancora vive e pronte a tornare ai reati livelli. E questo grazie all'aiuto dei tifosi e di piccole realtà imprenditoriali del territorio che li hanno sostenuti. Oggi, ha commentato Berlingeri, ha vinto il pubblico ed è stata una bella partita con risultato giusto al di là di qualche errore arbitrale. Infine il mister ha promesso che la città di Casale si farà valere e sarà anch'esso protagonista del campionato. Fra gli altri risultati, buona prova del Castellazzo che dopo alcuni capovolgimenti di fronte è riuscito ad avere la meglio sulla Forte Santo Stefanese per 2-1 con doppietta di Cimino. Sempre più protagonista l'Acquatese, vittoriosa per 2-0 a Gassino, pareggi tra Novese e Trino e fra PSG e Gaviese. In eccellenza risale l'Acqui, protagonista di un poker a spese della Cheraschese. Per i termali assegno Badano, Orlando e doppietta del solito Guazzo. Fermata l'Ovadese dall'Albese, per gli assigiani primo successo interno. In vantaggio alla prima occasione i padroni di casa si facevano poi raggiungere dagli ovadesi con Romei, al quale prima veniva annullato un gol per dubbio fuorigioco. Dopo alcune occasioni sprecate dai bianconeri, Ferro nella ripresa batteva Gaione, siglando il definitivo 2-1. 2-0 casalingo per la Luese Cristo contro il Vanchiglia. Con il medesimo risultato invece nel posticipo la Valenzana Mado batteva l'Alpignano. Salendo in Serie D per la vittoria del Dertona d'Imperia, i Loncelli ribaltavano l'iniziale vantaggio dei Liguri. Ottobre, nel meraviglioso borgo medievale di Trisobbio, sesta fiera nazionale del tartufo bianco. A pranzo e cena, gusta i sapori autentici del territorio negli stand gastronomici al coperto e negli angoli degustazione con piatti a base di tartufo, mercatino dei prodotti tipici, bancarelle dei trifolao e degustazioni vini. Servizio navetta dalle piscine di Trisobbio. Domenica 27 ottobre, sesta fiera nazionale del tartufo bianco a Trisobbio. Programma completo sulla pagina Facebook dell'evento.